Ciao amici, bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di cominciare come al solito, ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Il primo filmato mostra una casa privata dove strani eventi paranormali portano il proprietario a installare una telecamera di sicurezza. Ciò che venne ripreso ha dell'incredibile. Questo è ciò che è stato filmato. Dopo una giornata di duro lavoro, quest'uomo sta tornando a casa sua. Mentre percorre la strada di casa, l'uomo sente degli strani rumori provenire proprio alle sue spalle. A quel punto, l'uomo si riprende col telefono. Durante il filmato, l'uomo si gira alcune volte, non notando nulla di strano, finché ad un certo punto la telecamera cattura qualcosa di spaventoso proprio alle spalle dell'uomo. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il filmato. Un uomo riprende un temporale con la sua telecamera, quando ad un tratto uno strano verso, simile a un ruggito, viene registrato dalla telecamera dell'uomo, nel momento stesso che è in atto il temporale. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il filmato. Un esploratore urbano trova una borsa buttata nella spazzatura. L'esploratore raccoglie la borsa. Una volta aperta, esce fuori questo strano animale dall'aspetto mostruoso e deforme. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il filmato. Yo ahorita lo agarré con temor y lo uní y le dije a mi niño que por qué tan limpio esto. Tomate 9 millones y tan chico.
Se lei è grande, però io proprio non credo. Ay, que lo miré yo, me amaneció, fíjate. Está boquiada, ¿eh? Está grabando el video. De frente, grabando de aquí para que yo mire los ojos. In una scuola del Messico, dove avvengono molti eventi paranormali, un professore decide di rimanere nella sua classe mentre gli studenti non ci sono. A quel punto comincia a conversare come se ci fosse qualcuno nella stanza. Dopo qualche minuto, alcune sedie vengono spostate da una forza invisibile. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il filmato. Bueno, no voy a decir que todo el salón, pero en distintas partes del aula se escuchan los ruiditos. No, yo creo que ya es suficiente. Yo creo que ya con esto ya... Bueno, pues intenté no salirme, pero no. E anche oggi siamo arrivati al termine, ragazzi. Il video finisce qui. Non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati. Io vi saluto e, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!